qua noi lavoriamo, ci vediamo, mettiamo le piante in pomodoro, l'insalata, peperoncini, frutti di bosco che ho messo la settimana scorsa. Ma ti diverti a fare questo lavoro? Sì, mi diverto tanto. Guarda, questa è una situazione che si è generata in maniera informale, nessuno di noi fa per professione il contadino e veniamo da esperienze abbastanza disparate. Ci sono studenti, lavoratori pensionati, disoccupati, un po' rappresentiamo la composizione del tessuto sociale di questa parte di città. Era uno spazio riempito di rifiuti. Un gruppo di volontari un bel giorno è venuto con un'associazione che si chiama Pronatura e ha ripulito lo spazio. In breve tempo parte dei rifiuti che si erano accumulati si sono riformati e quindi sono stati chiamati una seconda volta. Hanno deciso di prendere questo spazio e di farci degli orti. Coltivare è una cosa importantissima, soprattutto al giorno d'oggi mangiamo cibo spazzatura e non sappiamo neanche noi più cosa ci mangiamo. Secondo me è qualcosa che tutti dovrebbero imparare a fare. Anche il paesaggio, diciamo, delle coltivazioni riflette le diverse modalità di praticare l'agricoltura urbana. C'è anche un diverso livello di conoscenza, di esperienza. Tutti quanti tra di noi socializziamo le tecniche, però chi fa il sinergico, chi diciamo, fa questa cosa bellissima, l'hanno fatto i ragazzi con i pomodori, con i filitesi, è un'operazione economicamente a perdere, ma chiaramente persone che avviano questa esperienza fanno altri tipi di bilanci. È impagabile avere questo angolo di verde che ti dà un po' la sensazione di non stare in una città quando poi in realtà ci viviamo. È anche poi bello invece capire e vedere tutto il processo che dalla pianta porta al frutto e quindi poi gustarlo. Orienterò anche la mia alimentazione rispetto a quello che in questo pezzo di terra riesco a fare. Ma scusami, chi ve la fa fare di non andare a comprare le cose al mercato? Invece andare a piare due insalate a un euro alla Pigna Secca, ne facciamo una che ci costa sicuramente di più in termini economici e in termini di tempo. Facciamo più le cose autoprodotte e c'è sicuramente più gusto. In qualche modo ti senti proprio Dio quando esce, quando una cosa che tu hai creato esce e arriva sulla tua tavola. Mia figlia, che è venuta qui, avevamo mangiato una cosa che avevamo coltivato qui sull'orto, dice: papà, non abbiamo speso neanche un euro e l'abbiamo fatto anche noi. Farsi dettare i tempi non dalla produzione ma dalla natura, questa è una cosa, diciamo, estremamente positiva. Ci abbiamo chiaramente delle regole che ci permettono di lavorare comunque bene insieme. Sicuramente nessuno di noi può utilizzare fertilizzanti di natura chimica. Ho cominciato questa cosa alla bellezza di quasi 59 anni, perché sono 2 anni, ed era un mio sogno da tanto tempo di tenere un piccolo pezzettino, poi trovarlo quasi vicino a casa. Nelle città, come ovviamente dalle campagne, l'agricoltura biologica può nutrire la popolazione. Senza mitizzare il discorso del ritorno alle origini, alla natura, all'agricoltura dei nostri nonni, eccetera. Noi non siamo quelli, però diciamo è possibile nutrirci con gusto e con una certa soddisfazione.